Una nuova minaccia. I nostri servizi segreti hanno trovato un punto in cui gli alieni sono vulnerabili. I quattro generatori, equidistanti fra di loro lungo la struttura esterna dell'anello, rappresentano bersagli attraverso i quali potremmo riconquistare la stazione spaziale. Se riusciremo a distruggerli, l'energia in tutto l'anello verrà interrotta. Questo coinvolgerà anche le camere di incubazione, e senza energia i nemici non possono dar vita a nuovi mostri. Il nome del piano è Asso nella Manica. Inizierà con un attacco su due fronti. Il fulcro dell'anello spaziale verrà sottoposto a un assalto da parte dei gruppi Queen e King, che colpiranno il modulo di comando dei Venomoidi. Il gruppo Queen attaccherà dallo spazio e il gruppo King agirà dall'interno dell'anello spaziale. Una volta distratto il nemico, un terzo gruppo colpirà i generatori. È vero che in realtà questa azione è solo una tattica diversiva, ma credo che dovremmo impegnarci al massimo affinché abbia successo. Il terzo gruppo si compone di una squadriglia chiamata Mano Vincente. È sicuro che l'operazione riuscirà? Ma certo, ne sono più che convinto. Ovviamente con le squadriglie impegnate su due fronti, tutti gli sforzi dei nemici saranno diretti a proteggere il modulo di comando. È fondamentale un coordinamento perfetto. L'errore di una squadra potrebbe compromettere la riuscita della missione. La cosa importante è questa. I due gruppi devono permettere a Mano Vincente di agire. Una volta distrutto l'erogatore di energia elettrica, l'incubazione dei guerrieri venomoidi verrà interrotta. Non potendo più riprodursi, per i nemici sarà la fine. E noi non dovremo far altro che aspettare che scompaiano per riconquistare il nostro pianeta. Bene, signori. Adesso che vi abbiamo esposto le fasi dell'operazione, non perdiamo altro tempo. Il comandante Memo si occuperà di radunare i soldati necessari alle operazioni diversive. A rischiare saranno i miei uomini. Potete avvalervi di Technomen, e se non sbaglio è in grado di far fronte ai Venomoidi senza troppe difficoltà. In teoria. A me interessano i fatti. Se Technomen non sarà all'altezza del compito, il responsabile sarà lei. Bene, ora basta con le chiacchiere, ragazzi. Non siamo qui per divertirci. Abbiamo parecchie cose di cui discutere prima del lancio. Gli piace parlare in pubblico, eh? Oh sì, è la sua più grande passione. È un ragazzo molto intelligente. È una fortuna che si sia arruolato nei Cavalieri dello Spazio. Voglio darvi alcune informazioni interessanti. Dovete sapere che è la rotazione assiale Ricordo a creare la... Ricordo 20 anni fa, quando ero sulla stazione orbitale. Ehi, nonno, ti dispiace? È molto importante. Lo so. È la rotazione assiale dell'anello a creare la gravità artificiale. Nella struttura più esterna ci si sente più pesante. Già. E così 20 anni fa eri sull'anello spaziale. Vuoi illuminarci con qualche altro ragguaglio importante? Certo. Oh, oh. Sarò vecchio, ma non sono sciocco. Quando si va in un posto dove non si è mai stati, è meglio dare retta a chi ha più esperienza. Ci sono dei piloti fra voi? Sì, io sono qualificato. Come pilota, voglio dire. Si può sapere che avete da ridere, sappiate che sono bravo quanto voi. Anzi, forse di più. Si chiama Willy, è giovane, ma è un ragazzo molto in gamba. Ha superato tutte le prove simulate con grande abilità. Bene. Vedi, qui non si tratta di una normale simulazione, ma di combattere sul serio. Certo, me ne rendo conto, signore, ma io voglio prendere parte all'operazione. Figliuolo, non c'è che dire, hai coraggio. E io ho rispetto per chi ha coraggio. Sì, signore. Però, come ben sapete, non è sufficiente. Nel corso di una battaglia bisogna sempre usare la testa e riflettere prima di agire. C'è una missione da svolgere e noi la porteremo a termine. Allora dico bene, ragazzi? È vero! Siamo con te, bravo! Giustissimo! Il compito è di effettuare un'azione diversiva, ma la buona riuscita dell'attacco dipenderà anche da voi. Non si preoccupi, ci faremo valere. Dobbiamo fare in modo di attirare le forze difensive dei nemici. Io preferisco combattere sul serio piuttosto che fare una manovra diversiva. Senti, eroe dello spazio, se vuoi fare il bravo cowboy, perché non ti trovi una sella per il tuo tecnorobot, eh? Nel frattempo, nelle viscere più profonde e più buie della Luna, sta accadendo qualcosa di pericoloso e di oscuro. Una nuova, diabolica creazione di tenebra sta per venire alla luce. È qualcosa di orribile, nato dalla sete di vendetta di Creso. È progettato per distruggere Brando e la Terra. Si tratta di un nuovo Technomen, dotato di poteri straordinari e temibili. Saber.
Sì, eccomi, Tenebra. Tu sei il Technomen più potente che abbia mai creato. E adesso è giunto il tuo momento. Terra Blu, sistemi di bloccaggio inseriti. Diamo inizio al conto alla rovescia. Bene, effettuare i normali controlli dei motori e dei propulsori in vista del lancio. Tutti i sistemi sono efficienti. Terra Blu a torre di controllo, noi siamo pronti. Attenzione, prepararsi alla partenza immediata. Ci siamo, ragazzi. Date il via alle squadriglie King 1 e 2. Coraggio! Sì, signore. La squadriglia King salga a bordo. Forza, si parte! Avanti, ragazzi! Tutti a bordo! Muovetevi! Muovetevi! Coraggio, avete sentito gli ordini. Datevi una mossa! Messaggio urgente, signore, da parte dei King. La squadra ora si trova nel pozzo dell'ascensore, anello inferiore, quarto piano. È stata scoperta. Il nemico la sta attaccando. Parate! Signore, i motori sono pronti. Bravo, figliuolo. Adesso i sistemi di supporto vitale. Dobbiamo pensare ai nostri passeggeri. Tutti i sistemi sono operativi. I soldati hanno preso posto nei sedili di accelerazione. Ah, perfetto. Ma adesso arriva la parte più difficile. Che cosa intende dire, signore? Dobbiamo aspettare. Aspettare. Mantenere la calma e concentrarci. D'accordo. Che succede, tenente? Sta procedendo tutto secondo i piani? Hanno affrontato il nemico prima del previsto. Sono in anticipo sulla tabella di marcia. La squadriglia qui, dov'è? È in posizione. Il nemico non l'ha avvistata. Bene. Ora avverti Mano Vincente di attendere ordini. Mano Vincente! Mano Vincente! Attendete le istruzioni! Caspita, che emozione! Non sei su una giostra, capito? Sì, signore. Mi perdoni. Qui il comandante dei quadri. Siamo pronti al lancio. Sei pronto, figliuolo? Si parte! Quadri! Fuori! Fiori! Picche! I caccia della squadriglia Mano Vincente hanno preso il volo, generale Gal. I sensori indicano che la squadriglia Queen sta per entrare in azione. Stabiliremo un contatto visivo fra 3, 2, 1. Qui è il comandante. Fra circa un minuto arriveremo sull'anello spaziale. Bel posto, ragazzi. Coraggio, mettiamoci subito al lavoro. Qui è sempre il comandante. Abbiamo appena raggiunto l'anello. E ora diamo inizio all'operazione Jolly. Pegaso, in posizione! Affermativo! Arrivo! Abbiamo un compito da svolgere. Rimbocchiamoci le maniche. Tecnorobot, assetto da combattimento! Assetto da combattimento, affermativo. E adesso facciamoci belli per la festa. I nostri ospiti saranno qui a momento.
Energia quantistica! Questi simpaticoni stanno facendo di tutto per fermarti. Pegasus, dirigiti verso le piattaforme superiori. Vi parla il comandante dei King. Senza rinforzi non riusciremo a mantenere la posizione a lungo. Comando alleato, parla il comandante qui. Non possiamo, ripeto, non possiamo portare alcun aiuto alla squadriglia King. Silenzio, mantenete la posizione, squadriglia King. Il comandante Quinn sarà presto da voi. Mi ascolti, comandante Quinn. Portate soccorso alla squadriglia King, subito. Mi dispiace irrompere in questo modo, è da maleducati, ma non ho visto alcun campanello. Pegaso, apri il fuoco! Entriamo! Ah, abbiamo visite, che gentile, sei venuto a darci il benvenuto? Stai calmo, amico, non perdere la testa. Come non detto? Non fare il timido, vieni fuori dal tuo guscio! Ce la stiamo cavando bene, ne manca uno solo e abbiamo finito. Coraggio, Pegaso, andiamo a cercare il resto della squadra. Mano vincente a centro di comando. Qui è il comandante dei quadri. Stiamo atterrando sull'anello spaziale. Bene, ottimo lavoro. Complimenti, figliolo. Un atterraggio da professionista. Dice sul serio, comandante. Mio padre sarà molto fiero di me. Vai a controllare i passeggeri. Avanti. Ubbidisci. Squadra dei quadri, parlate. Io, Willy. Atterraggio effettuato e senza alcun problema. Come stai, Willy? Tutto a posto. Ho effettuato l'atterraggio da solo. Ehi, ma è fantastico. Bravo. Tenente, voglio un rapporto sulla squadra Mano Vincente. Continua così, mi raccomando. Ci sentiamo dopo. Mano Vincente in posizione, generale. A che punto sono i gruppi King e Queen? Il gruppo King ha conquistato il settore. Il gruppo Queen si avvicina da... Messaggio codice rosso in arrivo. Comando, parla il comandante dei King. Dobbiamo ritirarci, non possiamo più resistere. No, voi resisterete. Dovete resistere, capito? Permette un valzer, signore? È stato un onore ballare insieme a lei. Centro di comando, abbiamo ancora due esplosivi da piazzare. Finiremo fra 5 minuti. Giusto il tempo per cucinare un paio di grani. Questo ragnaccio avrebbe bisogno di un po' di manicure. Ho attivato il timer, comandante. Abbiamo sistemato l'ultimo esplosivo, passo e chiudo. Qui parla il comandante dei King. Aiutateci! I Venomori stanno per farci fuori! La squadra fine ancora nella stazione spaziale. L'operazione Jolly si concluderà tra 10 minuti. Per favore, ci serve aiuto. Sbrigatevi! Gruppo dei quadri, andate ad aiutarli. Qui, gruppo dei quadri. Purtroppo non possiamo muoverci. Come sarebbe a dire? Dobbiamo aiutarli. Sono in trappola. Contatta immediatamente la squadriglia King. Abbiamo perso il segnale. Non riesco a contattarli. Noi faremo tutto il possibile per aiutarli. Aspetto ordini, il tempo a disposizione sta per scadere. Attendete, quali sono le istruzioni? Andare ad aiutare la squadriglia King. Non possiamo farlo, generale. Siamo bloccati, non li raggiungeremo in tempo. Dov'è Brando? È ancora dentro l'anello spaziale. Sbrigati, Brando, mancano solamente 6 minuti. Il gruppo dei quadri ha finito, missione compiuta. Noi sgomberiamo il campo. Molto bene, procedete. Coraggio, andiamo. Seguitemi da questa parte. Più veloci, forza! Siamo a bordo, partite! Tenetevi saldi! È l'ora dei fuochi d'artificio! Ce l'hanno fatta, evviva! Evviva! Missione compiuta! Ottimo lavoro, ragazzi, si torna alla base.
Yahoo! Terra Blu vuole avere notizie della squadra dei King. È tutto a posto, sono scappati appena in tempo. Ormai disperavo che potessero salvarsi, meno male. È andato tutto quanto bene. Evviva! Torniamo a casa, ragazzi! Puoi sapere una cosa? Non ha avuto paura nemmeno un po'. Figurati! Centro di comando, aspettate a festeggiare e fate attenzione. Non è ancora finita, c'è qualcosa là fuori. Ma quello che cos'è? Caspita, è un altro Technomen! Squadra dei fiori, state attenti! E alle vostre spalle! Lo vedo e non credo ai miei occhi. Dove sei, Brando? Sei già andato via? Peccato che tu non sia rimasto fino alla fine. Avresti assistito al colpo di scena. Se è quello che penso io, ho bisogno d'aiuto. Si è lanciato, ma è ferito. Penso sia grave. Cosa ti prende, Brando? Cos'è successo? Purtroppo Tenebra ha mandato un altro Technomen al posto di Cresa. Cosa? Un altro? E chi sarebbe? Chiunque sia, tu lo toglierai di mezzo come hai fatto con Cresa. Spero che tu abbia ragione, Ringo. Lo spero davvero. Sai una cosa, Brando? Ho intenzione di farti visita molto presto. I componenti di una famiglia devono tenersi in contatto, no? Soprattutto quando sono fratelli gemelli.